Capitolo 29. 25 dicembre 1823. È passato un altro anno. Il mio Arthur vive e fiorisce. È sano, anche se non robusto. Mostra una vivacità e una giocosità gentili ed è già capace di emozioni che ancora per molto non saprà esprimere a parole. È riuscito finalmente a conquistare l'affetto di suo padre e sono preoccupata che la sua eccessiva indulgenza possa rovinarlo. Devo prestare attenzione anche alle mie debolezze, perché non sospettavo fino ad ora quanto fosse grande per un genitore la tentazione di viziare un figlio. Traggo molto conforto da mio figlio perché a questa pagina muta posso confidarlo. Ne ricevo ben poco da mio marito. Certo, lo amo ancora e anche lui a suo modo ama me. Tuttavia è un amore ben diverso da quello che un tempo pensavo di poter dare e ricevere. C'è così poca comprensione tra di noi. Ho la testa sempre piena di pensieri e sentimenti tristi. Una parte di me, quella più nobile ed elevata, è rimasta nubile ed è destinata a farsi sempre più severa e rigida all'ombra della solitudine, o appassire senza nutrimento in questo terreno sterile. Non voglio lamentarmi, lo ripeto, vorrei solo poter dire la verità, o una parte di verità, così da poter vedere se in futuro queste pagine conosceranno verità più oscure. Siamo sposati da 2 anni ormai e di sicuro il romanticismo si è consumato e il mio affetto per lui è sceso al livello più basso. Ho conosciuto tutti i difetti della sua natura e se qualcosa cambierà sarà per il meglio, via via che andiamo abituandoci l'uno all'altra. Non può esserci abisso peggiore e se ci fosse lo saprei sopportare come ho fatto finora. Non si può dire che Arthur sia un uomo cattivo, anzi ha tante qualità, ma è sregolato e privo di nobili ambizioni. Ama il piacere e si diverte come un animale. Non è neppure un cattivo marito, ma non ha la mia stessa idea di cosa siano i doveri e i piaceri coniugali. Si direbbe che per lui una moglie debba solo amarlo, stare a casa, prendersi cura di lui, assecondarlo in quel che chiede ogni volta che lo chiede, seguire i suoi interessi e aspettarlo pazientemente quando si allontana per qualsiasi ragione. All'inizio della primavera mi comunicò che voleva andare a Londra. C'erano alcuni affari che richiedevano la sua presenza e lui non poteva rimandare oltre. Si disse dispiaciuto di dovermi lasciare, ma sperava che il bambino mi avrebbe fatto abbastanza compagnia. Perché vuoi lasciarmi? Chiesi. Potrei venire anch'io, considerami pronta. Oh, non vorrai portare il bambino in città? E perché no? Era impensabile. L'aria di città non avrebbe giovato a nessuno dei due durante l'allattamento. Le feste e i ritmi londinesi non si coniugavano bene con la mia situazione. Sarebbe stato complicato, insomma, oltre che deleterio e imprudente. Ribattei a ogni sua riserva con determinazione, perché tremavo al pensiero che partisse da solo, e pur di evitarlo avrei sacrificato qualsiasi cosa, per me stessa e persino per mio figlio. Alla fine ammise, con una certa impazienza, che non voleva portarmi. Disse che era stanco delle notti faticose con il piccolo, che aveva bisogno di riposarsi. Io suggerii che avremmo potuto dormire in stanze separate, ma niente da fare. In verità tu sei stufo della mia compagnia, Arthur. Potevi dirlo chiaramente, da subito. Lui negò, mentre io lasciai la stanza per raggiungere quella del bambino, dove avrei potuto nascondere i miei sentimenti o magari trovare consolazione. Ero così ferita che non ebbi voglia di tornare sull'argomento se non per quanto strettamente legato all'organizzazione del suo viaggio e alla gestione della casa in sua assenza. Arrivò la vigilia della partenza e a quel punto lo esortai a prendersi buona cura di sé ed evitare le tentazioni. Rise delle mie preoccupazioni, mi disse che erano immotivate e che avrebbe seguito il mio consiglio. Immagino sia inutile chiederti quando tornerai. Infatti, considerate le circostanze, non posso stabilirlo con certezza. Ma sta tranquilla, tesoro, non starò lontano troppo a lungo. Non voglio che tu ti senta costretto in questa casa, gli dissi allora. Mi sta bene anche che tu rimanga lontano mesi interi, ammesso che tu possa essere felice tanto a lungo senza di me. Ma voglio saperti in salute. Non mi piace l'idea di immaginarti in compagnia di quei tuoi amici, come li chiami tu. Ma insomma, sciocchina, non pensi che io sia in grado di badare a me stesso? La volta scorsa non ci sei riuscito, gli dissi, ma puoi dimostrarmi che ne sei capace, Arthur, e che posso avere fiducia in te. Lui si impegnò, ma lo fece col tono che si usa per accontentare un bambino. Ha mantenuto quell'impegno? No, ecco perché non posso più fidarmi di lui. Penoso, lo so, e mentre lo scrivo scendono copiose le lacrime. Partì che erano i primi di marzo e non tornò prima di luglio.
Non si disturbò a cercare scuse come aveva fatto la volta precedente. Mi scriveva di rado, lettere brevi e poco affettuose già dopo le prime settimane. Erano sempre più rare, concise, fredde. Se ero io a non scrivere a lui, si lamentava di sentirsi trascurato. Se invece usavo un tono più duro, come in effetti facevo, allora mi rimproverava per la mia severità, dicendo che in quel modo quasi paventava il suo ritorno a casa. Quando ero più docile, anche le sue risposte erano gentili e prometteva di tornare presto, ma imparai in poco tempo a non dar credito alle sue promesse. Furono 4 mesi molto tristi, in cui provavo alternativamente apprensione, angoscia, rabbia, pena per lui e pena per me stessa. Malgrado ciò, però, non ero del tutto sconsolata. C'era il mio piccolo, così innocente e buono. Non facevo che domandarmi, tuttavia, come avrei fatto a insegnargli a rispettare suo padre senza per questo volerlo imitare. Avevo ben presente di essere finita in quel guaio, per così dire, di mia volontà, e per questo non volevo lamentarmene, né volevo lasciarmi abbattere dalla sregolatezza di un altro, ed ero determinata a distrarmi il più possibile. Potevo contare sulla compagnia di mio figlio e della mia adorata Rachel, che aveva capito quanto soffrivo, ma per pudore non mi chiedeva nulla. E in più avevo i miei libri, le mie matite, e la gestione della casa, e la responsabilità degli affittuari e dei braccianti che vivevano lì e lavoravano per Arthur. Talvolta cercavo la piacevole compagnia della mia giovane amica Esther Hargrave. Andavo a trovarla io, e un paio di volte la invitai a trascorrere una giornata a casa con me. La signora Hargrave stranamente non andò a Londra, preferì restare a casa e risparmiare un po' di soldi, dato che non aveva figlie da sistemare. Walter venne a trovarla a giugno e si fermò fino ad agosto. Lo incontrai la prima volta durante una serata piacevole, mentre ero fuori a passeggiare con Arthur e Rachel, che ha il doppio incarico di bambinaia e cameriera personale. Conducendo una vita ritirata ed essendo abituata a darmi da fare anche personalmente, non ho bisogno di molta servitù. Rachel ha cresciuto me e desiderava crescere anche il mio bambino, oltre a essere una persona fidata, quindi avevo deciso di affidare a lei questa mansione importante con l'aiuto di una bambinaia più giovane sotto la sua direzione. Era anche un risparmio, e da quando avevo capito come andavano gli affari di Arthur, avevo cominciato a prendere in seria considerazione l'idea della parsimonia. Ho stabilito infatti di usare la mia dote per pagare tutti i suoi debiti, ed è inverosimile la quantità di denaro che riesce a spendere quando è a Londra. Ma, tornando al signor Hargrave, ero con Rachel al laghetto, lei teneva in braccio il bambino e lo stavamo facendo ridere con un rametto di salice, quando improvvisamente vidi il signor Hargrave avvicinarsi sul suo bel cavallo nero da caccia per venire a salutarmi. Mi rivolse un saluto educato ed elegante, che di sicuro si era preparato strada facendo, e mi portò un messaggio da parte della madre, la quale, sapendo che sarebbe venuto da quelle parti, lo aveva pregato di invitarmi da loro l'indomani sera per una cena di famiglia. Saremo soltanto noi, aggiunse, ma Esther è felice di vedervi, e mia madre teme che possiate sentirvi sola qui. E vorrebbe che le offriste più spesso il piacere della vostra compagnia, che consideraste la nostra casa come fosse la vostra, finché il ritorno del signor Huntington non renderà più piacevole la vostra abitazione. Oh, vostra madre è gentilissima, risposi, ma come vedete non sono sola, e chi riempie il proprio tempo con pienezza non si lamenta spesso della solitudine. Quindi non verrete? Di certo mia madre ne soffrirà. Non mi piaceva l'idea di venir compatita per la mia solitudine, ma promisi comunque di andare. Che splendida serata, disse, ammirando il parco illuminato dal sole, le terre ondulate, l'acqua ferma del laghetto e il bosco. Il vostro è un paradiso. Sì, è davvero una serata magnifica, dissi allora io, pensando a quanto poco avessi colto di quella bellezza, a quanto poco paradisiaca fosse Grassdale per me in quel momento, e ancora meno per il suo esule volontario. Forse il signor Hargrave mi lesse il pensiero, fatto sta che con una certa serietà e in tono confidenziale mi domandò se avessi ricevuto notizie del signor Huntington di recente. Non di recente, risposi, come immaginavo, disse lui abbassando lo sguardo. Ma voi non siete appena rientrato da Londra? Giusto ieri, sì. E l'avete visto? Sì. Stava bene? Stava bene, cioè, disse allora con più esitazione e un pizzico di rabbia. Bene, quanto merita. Si
sebbene in una situazione che definirei incredibile per un uomo tanto fortunato. A quel punto alzò di nuovo lo sguardo e mi fece un inchino. Dovevo essere d'un rosso acceso in volto. Mi scuso, signora Huntington, aggiunse allora, ma non riesco a reprimere la rabbia davanti a tali capricci e perversioni, ma forse voi non sapete. Io non so nulla, signore, se non che sta rimandando il suo rientro più di quanto pensassi. Per finire, se preferisce la compagnia dei suoi amici a quella della propria moglie e gli svaghi della città alla calma della campagna, lo devo solo ai suoi amici, appunto, che hanno simili gusti e inclinazioni e non vedo come possano dichiararsi tanto stupiti o arrabbiati. Non mi rendete giustizia, replicò. Ho visto il signor Huntington ben poco ultimamente e quanto alle sue perversioni trovo che abbia gusti piuttosto estremi, per quanto sia io stesso un libertino. Laddove io mi concedo un sorso, lui è lì che si scola il bicchiere per intero. E se è vero che ho ritenuto di poter affogare il mio senno nella follia, è pur vero che sarei felice e disposto a rinunciarvi, se avessi anche solo la metà delle benedizioni che quell'uomo si getta alle spalle con tanta indifferenza. Anche solo la metà di quel che lui ha e che potrebbe incoraggiarlo ad apprezzare la vita regolare e casalinga che invece disprezza. Una casa simile, una compagna simile con cui dividerla. È una pazzia, disse a denti stretti. Inoltre, signora Huntington, non mi ritenga responsabile di averlo spinto a perseverare su quella strada, poiché anzi, spesso mi sono scontrato con lui, rammentandogli i suoi doveri e le sue fortune, ma niente, lui. Basta così, signor Hargrave. Non capite che sentir parlare in questo modo delle colpe di mio marito da un estraneo non fa che peggiorare la mia pena? Sono dunque un estraneo per voi? Mi domandò con aria sofferente. Sono il vostro vicino di casa, amico di vostro marito, padrino di vostro figlio. Non posso essere anche vostro amico? L'amicizia viene dopo la conoscenza, signor Hargrave, e io non vi conosco a fondo, ma solo per sentito dire. Avete scordato le 7 o 8 settimane che ho passato in casa vostra l'anno scorso? Io no, e vi conosco abbastanza, signora Huntington, per sapere che vostro marito è l'uomo più fortunato del mondo. Io sarei il secondo se mi concedeste l'onore della vostra amicizia. Conoscendomi meglio, non la pensereste così invece, o meglio non pensereste che questo complimento possa lusingarmi. Così dicendo, accennai un passo all'indietro. Capii che volevo chiudere il discorso, così mi salutò con un inchino e girò il cavallo per andarsene. Mi parve addolorato e offeso per il modo sgarbato con cui avevo accolto la sua offerta di amicizia. Non ero sicura di essermi comportata in modo giusto, ma lì per lì le sue parole mi avevano irritata, se non insultata. Avevo avuto l'impressione che volesse approfittare dell'assenza di mio marito e della sua condotta per dipingerlo ancor peggio di quel che era. Mentre parlavamo, Rachel si era allontanata un po'. Lui la raggiunse, le disse qualcosa e chiese di poter vedere il bambino. Poi lo prese, gli sorrise con tenerezza paterna e lo sentì commentare. Ha abbandonato anche lui. Poi lo abbracciò e lo ripassò a Rachel. Vi piacciono i bambini, signore? Gli domandai in tono più gentile. Solitamente no, ma questo bambino è talmente dolce e così somigliante a sua madre, aggiunse più piano. Vi sbagliate, trovo che sia più simile al padre, gli dissi. Non trovi che abbia ragione, Balia? Chiesi a Rachel. Direi che ha preso un poco da entrambi, rispose lei. Quando se ne fu andato, Rachel mi disse che secondo lei era un signore molto perbene, mentre io non ne ero sicura. Il giorno dopo, a casa sua, non mi offese di nuovo manifestando il suo vibrante sdegno per Arthur o la sua malaccetta amicizia nei miei confronti. Anzi, quando sua madre garbatamente cominciò a esprimermi la sua pena e la sua sorpresa davanti al comportamento di mio marito, il signor Hargrave intuì il mio disagio e mi venne in soccorso, cambiando subito argomento e facendole capire, con uno sguardo, di lasciar perdere la questione. Mi sembrò desideroso di fare al meglio gli onori di casa. Si prodigò a intrattenere la sua ospite, mostrandosi in ogni cosa un buon padrone di casa, un brav'uomo e una buona compagnia. In effetti, fu piacevole, per quanto sin troppo educato. Eppure, caro signor Hargrave, non mi convincete. Noto in voi una carenza di sincerità che non mi piace e un certo egoismo dietro le vostre qualità che voglio tenere ben presente. E piuttosto che sforzarmi di vincere il mio pregiudizio nei vostri confronti, giudicandolo ingiusto, voglio invece coltivarlo fino a prova contraria,
fino a quando mi convincerò di essermi sbagliata a non fidarmi dell'amicizia tanto cara eppure ambigua che mi offrite con sollecitudine. Lo vidi spesso nel corso delle 6 settimane successive e tranne una volta sempre in compagnia della madre, della sorella o di entrambe. Se andavo a far loro visita, lui faceva in modo di essere in casa e quando erano loro a venire da me, era lui ad accompagnarli in carrozza. Sua madre era contenta delle sue premure e di vedere che il figlio avesse preso abitudini casalinghe. Quando lo incontrai da solo, erano i primi di luglio, una giornata luminosa eppure non eccessivamente calda. Ero con il piccolo Arthur nel bosco e l'avevo messo seduto sulle radici di una quercia ricoperte di soffice muschio. Avevo raccolto un mazzolino di campanule e rose selvatiche che gli passavo una a una perché le stringesse tra le sue piccole dita. E mi stavo godendo la bellezza di quei fiori attraverso i suoi occhi sorridenti, scordando tutte le mie pene e ridendo con lui, felice della sua felicità. Quando d'improvviso quel piccolo cono di luce fu oscurato da un'ombra e sollevando lo sguardo vidi Walter Hargrave lì in piedi a guardarci. Vi chiedo scusa, signora Huntington, non ho avuto cuore di interrompervi per annunciarmi, tanto ero incantato da questa scena. Come sta diventando grande il mio figlioccio e come appare allegro stamattina. A quel punto si avvicinò per prendergli una mano, ma si accorse che quel gesto rischiava di provocare un pianto invece che un reciproco scambio di affetto e tirò subito indietro la mano. Questa creatura deve rappresentare di certo per voi una grande fonte di gioia e di conforto, disse con lieve malinconia guardando il bambino. Sì, è così. Risposi, per poi chiedergli di sua madre e sua sorella. Mi rispose con garbo, per poi tornare sull'argomento che io stavo cercando invece di evitare. Tuttavia notai una certa timidezza che rivelava il suo timore di potermi offendere. Avete avuto notizie da Huntington ultimamente? No, quest'ultima settimana no, dissi. Non nelle ultime 3 settimane. Stamattina ho ricevuto una sua lettera e vorrei che il contenuto mi consentisse di farla leggere a sua moglie. E tirò fuori per metà dal taschino una lettera su cui intravidi la grafia di Arthur, che ancora amavo. Guardò la lettera con odio e la rimise via. Dice che tornerà la prossima settimana. È quello che scrive a me ogni volta. Ah sì? Beh, lui è fatto così. In ogni caso a me ha sempre dichiarato la sua intenzione di fermarsi fino a questo mese. Questa testimonianza della macchinazione con cui aveva programmato le sue trasgressioni, mentendomi poi deliberatamente e in modo premeditato, fu un grave colpo per me. Non è che uno dei tanti aspetti della sua condotta, commentò Hargrave, guardandomi e forse intuendo i miei sentimenti. Quindi arriverà davvero la prossima settimana? Domandai dopo una pausa. Sicuramente, e voi, signora Huntington, come potete esserne contenta? Mi domandò guardandomi dritta negli occhi. Signor Hargrave, Arthur è mio marito. Oh, Huntington, non ti rendi conto di cosa stai calpestando, disse lui con forza. Presi in braccio il mio piccolo, lo salutai e mi allontanai per essere libera di abbandonarmi ai miei pensieri, al riparo da sguardi indiscreti, al sicuro della mia casa. Ero davvero contenta. Sì, lo ero. Per quanto il comportamento di Arthur mi facesse infuriare, sentissi di aver subito un torto e fossi determinata a farlo presente anche a lui.